Adesso che stiamo qui a parlare del film, possiamo dirlo che quel racconto del passato è uno dei più grandi tradimenti che abbiamo fatto con Gomorra la serie. Non solo perché la grammatica di Gomorra è lineare, sta sempre nel presente e non esistono flashback, ma anche perché c'è ovviamente un calore dentro quel racconto del passato da cui Gomorra rifugge, e lo fa perché lo sguardo attraverso cui osserva la realtà è sempre dell'adulto, che quindi, come dire, si pone anche un certo, una maschera per attraversare la realtà in cui vive. Io però nell'interrogatorio che ho messo in atto con questo Ciro di Marzio e con il quale non riuscivo a trovare un punto di contatto che invece a me serviva, a un certo punto gli ho detto: sarai pure uno spietato criminale, un uomo feroce, impenetrabile, glaciale, però tu sei stato un bambino, a te ti è mancata la mamma, ci avrai sicuramente avuto paura la notte. E questo mi ha fatto capire, qualora ne avessi bisogno, che è difficile raccontare la vita, è difficile metterla in scena, e questo film mi ha dato la possibilità di raccontare che dietro a quell'essere ce n'era un altro, che ci ha avuto le possibilità che ci ha avuto. In questo non c'è giustificazione, non c'è retorica, non c'è pietismo, perché poi faccio dire al personaggio da adulto: nella vita c'è sempre la possibilità di scegliere, poi dopo non si può tornare indietro. Quindi lui dice a se stesso e di se stesso che ha scelto, però lui è stato anche quel bambino lì. Io sono riuscito in questo percorso a fare davvero un giro all'incontrario, perché all'inizio penso di essere stato uno dei pochi attori campani a non aver avanzato la propria candidatura per Gomorra, perché non mi sentivo assolutamente all'altezza di interpretare un personaggio del genere, e devo tutto alla lungimiranza di Stefano Solima. All'interno di questo percorso ho cominciato sempre di più ad avvicinarmi alla macchina da presa. Gomorra e la popolarità che questa serie mi ha donato mi ha concesso di scrivere e di produrre per il cinema in maniera indipendente, di fare un salto alla regia e adesso di stare qui a raccontarvi di un film, di un esordio che mi vede come la Trinità, uno e trino, sceneggiatore, attore ed autore. Sono possibilità incredibili che sono tra le mani di chi ha capacità, desiderio, voglia. Poi è chiaro che c'è uno sguardo esterno che magari ti vede semplicemente capace e degno di rimanere in un certo racconto di un certo tipo di personaggio, ma io sono convinto che col tempo riuscirò anche a smarcarmi da questo tipo di racconto quando sarà finito e di fare altro. E in questo il teatro è per me una grande apertura ai temi, ai personaggi, alle storie diverse da raccontare. Se qualcuno vuole dire che Gomorra è Napoli e che solo a Napoli esistono delle associazioni criminali, è libero di pensarlo. Si sveglierà magari tra 10 anni e si accorgerà che a qualsiasi latitudine del mondo è così. Per questo Gomorra è diventato un progetto internazionale, venduto in quasi 200 paesi del mondo, perché ciascun cittadino a qualsiasi latitudine del mondo ha fatto i conti con un fenomeno che riconosce proprio. Quindi io considero il lavoro di Roberto e di Matteo, anche che erano dopo con il film, è lo straordinario racconto epico che, come diceva Riccardo, è riuscito a fare Cattleya, un regalo non solo per le coscienze ma anche, lasciatemelo dire, per gli occhi, perché poi noi facciamo televisione e cinema e non, da una parte non mandiamo messaggi, ma dall'altra c'è chi dovrebbe essere molto più di noi deputato all'amministrazione della collettività. Allora, Marco D'Amore, innanzitutto ben ritrovato. Parlavamo prima di Roberto Saviano, tuo grande amico, in questo film. Come ti ha seguito, se ti ha seguito, che consigli ti ha dato, se ti ha dato qualche consiglio? Ma Roberto è sempre dispensatore di consigli, molti di questi hanno a che fare soprattutto con il legame di amicizia e di stima che ci lega. Lui è stato molto bravo, tra virgolette, a non seguirmi, nel senso che ha capito che questo progetto segnava per me una tappa di maturazione ed era giusto che io insieme me ne assumessi la responsabilità e i rischi,
però c'è sempre, perché ovviamente tutto nasce dal suo lavoro e il suo battesimo è stato per me il momento più importante per cominciare i lavori. Noi tracciamo un solco nella storia, nella misura in cui quello che mettiamo in scena è il mondo dei contrabbandieri di sigarette, dei famosi scafi blu, delle 250.000 famiglie che a Napoli campavano con il contrabbando. Smantellato quel traffico, le famiglie dell'area nord di Napoli, che cominciavano a diventare i principali antagonisti dell'era cutoliana, hanno cominciato ad assoldare quelli che erano rimasti orfani del contrabbando, facendone spacciatori, killer, associati, ed è la storia di Ciro, è la storia del nostro personaggio, quindi non c'è nulla lasciato al caso. Persone che non hanno mai visto Comurra, che cosa, insomma, cosa diresti, come ti sei immaginato di dialogare con loro proprio per farli venire al cinema? Sono sincero, io ho pensato, soprattutto per quanto riguarda la scrittura del film, a un grande romanzo. Se ci fai caso, il film è fatto di un epilogo, di un prologo, proprio come se fosse la scrittura della vita di un essere umano. È evidente che anche quando ci si imbatte in alcuni protagonisti della letteratura non si evince tutto, non tutto è chiaro, ci sono anche dei riferimenti che vanno scavati, che vanno compresi col tempo, e questo ha a che fare con questo film. Certi riferimenti sono molto più comprensibili a chi di Gomorra è addicted, però io sono convinto che ci si imbatterà nel racconto atroce e amaro e violento della vita di un essere umano, e chiunque, anche chi non ha visto Gomorra, potrà goderne. Marco, una battuta: il tuo personaggio passa alla storia, come dicevamo prima, è il primo che esce fuori dalla serialità, ma in un certo modo, in modo diverso rispetto a tanti altri film che poi sono diventati serie. Nel suo piccolo, un momento storico. Ma questo lo dirà la storia, cioè lo dirà il futuro, e ce lo dirà quando questo progetto, che ora ha un primato, diventerà un modello, se lo diventerà. Io dico semplicemente che Gomorra per me è un terreno fertile, e certe idee possono fiorire semplicemente perché intorno c'è chi stimola all'innovazione, alla crescita, ti dà spazio e ti dà possibilità. Ecco perché siamo qui oggi. Quindi grazie a Catleia, grazie a Vision e alla famiglia di Sky. Adesso però mi aspetta un tempo in cui queste idee devono sedimentare, devono crescere, sono ancora ebro dell'immortale di questo film, deve passare un po' di tempo. Marco, solo un secondo, ci sono i nostri lettori, giornalenews.it, se vogliamo invitarli ovviamente al cinema. Beh, io vi invito al cinema, vi invito a leggere da lettore onnivoro quale sono, non rinunciate mai alla bellezza della sala e del privato della lettura. Ciao.